Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo per fare il borsone bianco, ragazzi. Questo video dovrebbe essere solo dedicato agli abbonati, farò un'eccezione alla regola visto che in tanti mi stanno chiedendo per questo borsone bianco. Quindi, raga, come requisiti ci servirà solo avere un borsone. Lo potete prendere in qualsiasi modo da mille attività diverse, ragazzi. Se riuscite a recuperare un borsone chiuso dalle attività, magari quelle che sono uscite recentemente, raga, riuscirete a portare il borsone bianco, quello con la cintura gialla, che è una bomba, raga. Se no, farete solo quello bianco normale, che è bello lo stesso. Quindi, una volta che abbiamo come requisito il borsone, possiamo iniziare. Ci selezioniamo, ragazzi, il completo con la borsa, questo qua un completo standard, e aspettiamo che fa il caricamento in basso a destra. Una volta che ha fatto il caricamento, andremo a frizzare, ragazzi, la console C1 con NetCut. Una volta che abbiamo C1 frizzato, ragazzi, andiamo ad avviare C2. Ci darà, ragazzi, questo primo messaggio, perché ovviamente siamo già online da un'altra console, ma noi lo accettiamo perché siamo frizzati con NetCut, e poi ci darà il secondo messaggio, che sarà questo, quello dei caricamenti, e caricheremo gli ultimi dati salvati. A questo punto, una volta che siamo in storia, raga, caricheremo una sessione online solo a inviti. Se invece siete su Next Gen, raga, siete in pubblica, dalla pubblica andate in una sessione solo a inviti. Ok, questo è importante. Intanto ne approfitto per dirvi, ragazzi, e informarvi che per gli abbonati ci sono questo tipologia di video e ce ne saranno anche tanti altri, e per chi mi vuole supportare il mio lavoro, ragazzi, è veramente uno stimolo per portare anche contenuti solo dedicati agli abbonati, fare magari dei contest, magari una volta alla settimana, 2 volte al mese, ragazzi, tipo attività con premi di 5 milioni, 10 milioni, macchine, cose, solo dedicato agli abbonati. Magari non serve essere abbonati a terzo livello, anche solo al primo livello, ragazzi, va benissimo. Ovviamente chi magari è al terzo livello avrà dei vantaggi in più. Quello è scontato, come magari qualche video riservato a quelli di terzo livello, oppure lo stretto proprio contatto con me. Stretto si intende proprio a chiamarci, a organizzarci, a fare delle cose, clippare video, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, una volta che saremo spawnati online, cosa dobbiamo fare? Praticamente saremo con il borsone come siamo su C1. Noi dobbiamo semplicemente aprire il nostro menu interazione, raga. Una volta che abbiamo aperto il menu interazione, andiamo sullo stile, andiamo su paracadute, raga. E una volta che siamo su paracadute, andremo a indossarci quello svedese, quello della Svezia. Se non avete il paracadute attivo, non è un problema. Salite su un oppressor, in questo caso ero già nella clubhouse, che botta di culo. Scendete, raga, andate di nuovo sullo stile e vi mettete il paracadute svedese e mettete paracadute sì, in modo che lo vedete. A questo punto chiudete il menu interazione, touchpad se giocate la PS, raga. E cosa fate? Controllate in basso a destra che faccia il caricamento. Una volta che fa il caricamento, aspettate quei 3-4 secondi e chiudete il gioco. Secco così, raga. Chiudete l'applicazione. Adesso torniamo su C1, raga, che sarà ancora lì, che se la gironzola. Cosa facciamo? Semplicemente apriamo il menu interazione. Una volta che apriamo il menu interazione, andiamo su stile e andiamo sui guanti, raga. Una volta su guanti, dovremmo mettere i guanti e togliere i guanti e chiudere il menu interazione, raga. Una volta che chiuderemo il menu interazione, dobbiamo controllare in basso a destra
il solito caricamento arancione giallo, ragazzi. Quando vi fa questo caricamento, allora potete sfrizzare la console, quindi chiudete Netcat, e una volta che avete chiuso Netcat aspettate quei 30 secondi in lobby, ragazzi. Aspettate che magari capita che vi caccia fuori in automatico. Se non vi succede, fate come ho fatto io, aprite il vostro menu PS o Xbox e chiudete la console, ragazzi. Adesso, regà, dovete riavviare il gioco e caricare una sessione online solo a inviti. Intanto vi voglio anche far notare, tornando al discorso di prima, raga, che appunto gli abbonati di terzo livello come Red ultimamente capita che clippano con me, proprio perché hanno questo privilegio. E una volta che spawneremo online, raga, e sbadabam, regà, avremo il borsone bianco. Guardate che bello questo, ed è venuto così, raga. Perché è venuto così? Perché sono partito con un borsone aperto, come vi ho detto all'inizio. Quindi partite con un borsone aperto, vi darà questo; partite con un borsone chiuso, vi darà quello tutto bianco. Quindi, ragazzi, a questo punto cosa facciamo? Non ce lo teniamo su questo outfit e comunque lo dobbiamo salvare a prescindere. Quindi ci muniamo di oppressor, raga, e andiamo dal negozio di maschere. Una volta dal negozio di maschere con l'oppressor, ci lanciamo, raga, e cerchiamo di sbattere contro le magliette del negozio di maschere. Non è difficilissimo, se imparate a usare i tasti direzionali, quelli superiori, è abbastanza facile. Quindi ci sbattete e spammate freccia destra, ragazzi. In questa maniera potremo salvare l'outfit e andiamo a sovrascriverlo su quello base che abbiamo iniziato, ok? Dove c'era il borsone di partenza. A questo punto possiamo andarcelo a riselezionare e abbiamo il borsone bianco salvato. Ora però, raga, a noi non ci piace avercelo qua il borsone, quindi cosa facciamo? Decidiamo dove mettere il borsone. Io userò questo outfit qui. E una volta scelto l'outfit, andrò a metterci il paracadute classico. Andiamo quindi su stile, paracadute, e ci mettiamo il paracadute classico. Se non ci avete il paracadute attivo, salite un attimo sull'oppressor come sempre e lo avrete attivo. Una volta messo, lo salvate e mi raccomando, sovrascrivete su questo outfit, non andate a bruciarvi slot per niente. Una volta che avete salvato l'outfit, cosa dobbiamo fare? Prendiamo il completo dove c'è il borsone, raga, e saliamo sull'oppressor. Una volta che siamo sull'oppressor e siamo in volo e siamo sicuri di essere abbastanza alti, ci apriamo subito il paracadute dopo che ci siamo lanciati, raga, e andiamo sullo stile e ci andiamo a selezionare di uno che è il completo dove ho messo il paracadute classico. Quindi dove voglio il borsone. E appena atterriamo, ragazzi, senza ovviamente ribaltarci o scontrare qualcosa, perché deve fare l'animazione che si leva il paracadute, e sbadabam, raga, avremo passato il borsone bianco sull'outfit che volevamo noi. Guardate che bomba questo outfit, tra l'altro, ragazzi. Quindi a questo punto dobbiamo fare la stessa identica cosa di prima, raga. Dobbiamo andarci a salvare l'outfit, perché come ben sapete non possiamo entrare nei negozi normalmente col borsone, e quindi ci lanciamo con l'oppressor e cerchiamo di atterrare al negozio di maschere. Una volta che atterriamo qua, spammiamo freccia destra e andiamo a sovrascrivere sul solito outfit. Ce lo riselezioniamo e abbiamo l'outfit completo. Quindi a sto punto, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, supportate il canale. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, vi ringrazio, e sappiate che non so se questo video rimarrà pubblico o dopo magari 24 ore andrà solo per gli abbonati. Quindi, ragazzi, se volete approfittatene o abbonatevi. Bella, regà, alla prossima. Spada bam.